Ed eccoci qua, allora in molti mi hanno chiesto di fare un piccolo tutorial su come si preparano le calzature alla lucidatura, quindi oggi partiamo con questo paio di Church e verifichiamo quelli che sono i passaggi iniziali per la pulizia. Prima le scarpe vanno sempre spazzolate, quindi questa è una cosa che non vi faccio vedere in quanto abbastanza semplice ed ovvia, vanno spazzolate con una spazzola in crine di cavallo e preparate alla pulizia. Per pulizia io intendo questo prodotto, che è una lozione con microgranuli, tipo se fosse un'acqua micellare per il viso, che andremo ad applicare sulla calzatura con i dischetti struccanti. Li potete rubare tranquillamente in bagno da vostra moglie. E si procede con piccoli movimenti circolari a rimuovere tutto quello che è lo sporco che si è depositato sulla calzatura, ma soprattutto anche i precedenti lucidi. Buongiorno, eccoci qua. Allora, mi è stato chiesto di fare un piccolissimo tutorial su come preparare le scarpe alla lucidatura, quindi tutto in real time, senza tagli né produzioni post con Photoshop o Lightroom. Come viene viene. Prima fase per la preparazione delle calzature alla lustratura è colpo di spazzola. Spazzola in crine di cavallo con setole morbide e si inizia in maniera delicata ma energica a rimuovere tutto quello che è lo sporco presente sulla calzatura: polvere, residui di vecchi lucidi, sporco superficiale. Ovviamente la stessa operazione viene fatta su entrambe le scarpe. Prestate particolarmente attenzione alla zona che si viene a creare tra la suola, tra il guardolo e la tomaia in pelle. Lì troverete sempre dello sporco che tende a resistere, a sopravvivere. Chi ha l'aria compressa in casa può anche dargli una bellissima soffiata con l'aria compressa. Zacchete! L'aria compressa è sempre utile. A calzatura spazzolata si procede con un prodotto, questo è uno dei miei preferiti, è una lozione per calzature con dei microgranuli all'interno, ricorda tipo l'acqua micellare che usano le donne per il viso. Questa la andiamo a utilizzare con i dischetti struccanti che potete recuperare nel bagno di vostra moglie. Se ne applica una piccola quantità nel dischetto struccante e si inizia con piccoli movimenti circolari. In questo caso la precisione e l'attenzione sono requisiti fondamentali, non lasciate indietro nessuna parte della calzatura, quindi verificate con gli occhi di passare dappertutto. Io per comodità divido la calzatura in due metà, parto da una metà, per comodità mia la metà esterna, e procedo verso la metà interna. In finale, nel caso specifico del mocassino, ci andiamo a occupare della vaschetta, che è la parte superiore della calzatura. Il puntale della scarpa e il tallone sono le due zone che tendono a rovinarsi e a sporcarsi maggiormente, quindi magari su queste due zone ci prendiamo un istante in più per la pulizia. Questa è la pulizia della prima scarpa e questo è quello che rimane sul dischetto struccante, lo sporco superficiale. Dopodiché si prende un nuovo dischetto struccante e si procede con l'altra calzatura, con la stessa operazione di pulizia, di detergenza. Sentirete sotto le dita i microgranuli che tolgono lo sporco
e puliscono la pelle, sempre con grande pazienza. La quantità da applicare è veramente minima, parliamo di una moneta da 5 centesimi. Si tratta più di umettare il dischetto che di bagnarlo. Fatta questa operazione si lascia asciugare la calzatura per una decina di minuti, in modo che la pelle abbia il tempo di reagire al prodotto che abbiamo applicato. Ed eccoci, siamo arrivati alla fase 2, l'applicazione di un lucido a pasta morbida che serve per nutrire e idratare le calzature. Il lucido che si va a utilizzare non deve mai essere più scuro della calzatura, nel senso che serve per nutrire e idratare la pelle, non per fargli cambiare colore. Nel caso specifico stiamo lavorando con questo prodotto, che è un prodotto di Boot Black, color sigaro. Il grande vantaggio di questo prodotto è che all'interno ci sono oli e cere pregiate, quindi oltre alla classica cera d'api e carnauba, qui troviamo anche l'olio di argan. L'olio di argan, se ne parlate con vostra moglie, è lo stesso che si usa nella cosmesi. Qual è il vantaggio dell'applicazione sulla calzatura dell'olio di argan? Innanzitutto che viene assorbito dalla pelle molto meglio dei lucidi tradizionali. Si stende con grande delicatezza, stando attenti alla quantità di lucido che applicate sulle mani. A me piace applicarlo sulle mani per un motivo molto semplice. Innanzitutto sentite sotto i polpastrelli quando non avete più lucido, e il calore del corpo spinge in profondità la crema. Per darvi un'idea della quantità di lucido da applicare, vi faccio questo esempio banale. Umettate le dita, la stessa quantità di acqua che prendete nell'acqua santiera quando andate in chiesa. Poco prodotto, ben applicato e ben tirato, con delicatezza. Qui state costruendo le fondamenta per la casa della lucidatura. Quindi applicare troppo lucido, far annegare la scarpa all'interno della crema, vi genererà nell'arco del processo soltanto problemi. Applicatela sempre su tutte le parti della calzatura con enorme delicatezza. Io personalmente lo trovo anche un'attività utile per ridurre lo stress. Uno si mette lì con grande pazienza, con la sua musica preferita, volendo anche un sigaro, un distillato, e fa manutenzione alle proprie scarpe. Come vi ho detto, qui è tutto in real time, non facciamo post produzione, è proprio un video di quelli in diretta del lavoro, della quotidianità. Non guardate se la suola ha dei segni di decolorazione. Alla fine della lucidatura tratteremo anche la suola e il guardalo, donando colore e ringiovanendo l'aspetto. Cerchiamo di tenere sempre l'inquadratura a favore di camera. Mentre continuo a stendere la crema, vi anticipo due scuole di pensiero diverse. C'è una scuola di pensiero che al termine dell'applicazione della cera a pasta morbida vuole usare la spazzola in crine di cavallo. C'è un'altra scuola di pensiero, che è la scuola giapponese, che preferisce il panno di cotone. Ora, in maniera molto democristiana, non volendomi schierare da nessuna delle due parti, io le uso entrambe. Le uso entrambe vuol dire che dopo aver applicato il lucido a pasta morbida lasciamo depositare la cera per una decina di minuti.
Ed eccoci qua, siamo alla fase della spazzolatura. Come anticipato, io prediligo la doppia possibilità. Primo colpo di spazzola, in maniera delicata, ma non per questo lenta. Spazzoliamo la calzatura, come si diceva prima, ipotizzando due metà. Colpi di spazzola energici, ma senza spingere sulla pelle, sennò portate via il lucido da una parte all'altra. L'operazione della spazzolatura serve a far entrare nel pellame il pigmento e la crema. Cercate di avere in mente il violino e il suo archetto. La scarpa è il violino, la spazzola è il suo archetto. Movimenti controllati, precisi e veloci, ma non superficiali e neanche frettolosi. Già da questa fase incominciate a vedere come la calzatura estrae brillantezza. Come sempre, si deposita una calzatura e si riparte con l'altra. Se la spazzola dovesse scapparvi tra le mani, io sulla mia personale che uso per lavoro ho fatto un piccolo trucchetto che alla fine di questo video vado a mostrarvi. Aiuta molto il controllo, soprattutto se non volete trovarvi la spazzola in giro per casa. Il trucchetto è questo: un raccordo per i tubi avvitato sopra, dito medio all'interno e la spazzola non vi scappa più dalle mani. Oltre a non scapparvi, è molto comodo perché non vi appesantisce il braccio, quindi voi potete continuare a fare questo movimento quasi all'infinito. Come diciamo poc'anzi, la scuola giapponese predilige il panno di cotone e al termine della spazzolatura andiamo anche ad applicare una funzione di levigatura col panno di cotone. Anche qua piccoli movimenti circolari per tutto il perimetro della scarpa. Non ci dimentichiamo nessuna zona, ci ricordiamo da dove siamo partiti ed è lì che terminiamo il nostro giro di lucidatura. Sul panno deve rimanere una minima quantità, ma minima, quasi vicino allo zero. Questo vi fa capire che il lucido è entrato in profondità nel pellame. Partiamo dall'estremità posteriore destra e con piccoli movimenti circolari facciamo tutto il perimetro della calzatura. Partiamo dalla parte interna, anche qua piccoli movimenti circolari. Vaschetta. Se abbiamo la punta leggermente rovinata, piccoli graffi, sottili abrasioni, facciamo una passata in più di panno. Questo serve a levigare la superficie e a prepararla al lucido a pasta dura. E ora siamo pronti per la terza fase. Procediamo con l'applicazione del lucido a pasta dura. Anche qui, come dicevo poc'anzi, poca quantità di prodotto ben applicata. In questo caso stiamo iniziando con un marrone chiaro al limite del marrone medio. Questo per ricordare che il lucido non deve coprire la cromaticità originale. Non so se in telecamera si vede la stesura del lucido a pasta dura, tende a opacizzare il pellame, quindi mano a mano che andate a stenderlo sulla scarpa, l'effetto che dovete ottenere con gli occhi
e di avere una calzatura opaca. La cera a pasta dura o polish, secondo la nomenclatura inglese, è quella che dà fisicamente l'effetto di lucentezza della calzatura. Se qualcuno si ricorda, una volta quando si lucidavano le macchine a casa, in finale, dopo il lavaggio, si metteva il polish, che era una patina che tendeva a dare lucentezza alla carrozzeria. Qui con le cere a pasta dura andiamo a ottenere lo stesso risultato. Vi ricordo, fino allo sfinimento, poca quantità di prodotto. Guardate le mie dita, veramente poco prodotto, ben steso, applicato sulla scarpa in tutte le sue parti. Se applicate troppo prodotto, vi capiterà che dopo non riuscite a uniformarlo e non viene quell'effetto di lucentezza, di trasparenza, tipico di una buona lucidatura. Vi viene fuori, detto in romagnolo, un castrone, un pasticcio. Riprendiamo sempre tutti i punti della calzatura senza lasciare indietro nessuna parte. Ci concentriamo sempre con attenzione sullo specchietto, che è la parte anteriore del mocassino. Se poi avete voglia di creare un effetto personale o cercare di sistemare i piccoli graffi che si possono creare in punta, potete anche lavorare con una tonalità più scura, senza andare a coprire, ma semplicemente a cercare di nascondere quelli che sono i piccoli graffi e iniziare a preparare il puntale per la lucidatura a specchio, dove avremo una zona di maggior lucentezza. Anche dopo questa operazione io consiglio sempre di attendere una decina di minuti. Perfetto, allora nell'ultima parte, dopo aver steso il lucido a pasta dura, qui non ci sono scuole di pensiero differenti, c'è un'unica scuola, che è quella francese e quella giapponese. Panno di cotone avvolto sulle dita e piccoli movimenti circolari atti a spingere la cera all'interno del pellame. Questo è quello che poi consentirà, nella fase finale della lustratura, di avere un aspetto levigato, omogeneo, splendente, che dà l'idea di una calzatura ben manutenuta. Ci eravamo distratti nei passaggi precedenti, ma questa è una cosa che oggi aggiungiamo e diciamo ad alta voce. Ricordatevi sempre il tendiscarpe all'interno delle calzature quando fate l'operazione di lustratura. Il movimento è sempre lo stesso, piccoli movimenti circolari. Per quelli più saggi, più anziani, più vecchi, si ricorderanno il film "Dai la cera, togli la cera, dai la cera, togli la cera". Il meccanismo è quello. Non abbiate mai fretta, prendetevi il tempo che vi occorre. I giapponesi sono molto bravi in questa arte della lucidatura delle scarpe, perché non aggiungono mai fretta. Non sono lenti, ma non aggiungono mai velocità. Si prendono il tempo che occorre. Questo è quello che ci vuole per un risultato all'altezza delle aspettative. Lasciamo asciugare le cere che abbiamo applicato per una giornata intera e prossimamente andremo a fare la punta a specchio, rifinitura delle suole colorate, e andremo a idratare anche la parte sotto in cuoio. Questo in un prossimo video.